Inizia ufficialmente la nuova stagione della Virtus Francavilla, il club bianco-azzurro ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore Roberto Taurino, il suo staff tecnico e anche i primi acquisti, nello specifico il portiere Milli e i due attaccanti Paterno e Perez. Si riparte all'insegna della continuità, ha detto più volte il presidente Antonio Magri. Vogliamo continuare a stupire così come abbiamo sempre fatto nello stile Virtus. Siamo qui per presentare il nuovo mister, mister Roberto Taurino, insieme al suo staff. E è una persona, è un professionista che, almeno qui a Francavilla, ma non solo, non ha bisogno di presentazioni, perché credo che abbia lasciato un ricordo indelebile, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Con lui la Virtus ha vinto tutto quello che c'era da vincere in quegli anni, campionato di eccellenza, una Coppa Italia regionale, una Coppa Italia nazionale, il campionato di Serie D. Questo nel suo percorso qui a Francavilla da giocatore, dove ha concluso la sua carriera, dopo aver vinto tra l'altro tanti campionati e altre coppe in giro per l'Italia. Ma devo dire che sono stranamente emozionato. Perché veramente c'è un legame forte con questa piazza, con questa città, per quello che si è costruito nel passato. Sicuramente insieme a un gruppo di lavoro straordinario abbiamo un po' gettato le basi per quello che è diventato oggi la Virtus Francavilla, che è diventata una realtà importante nel panorama professionistico. E del quale voglio dire a tutti i tifosi, non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti e non bisogna mai dare per scontato questo poter stare con una certa stabilità in un campionato come quello di Lega Pro, perché per una realtà come Francavilla potersi avere l'onore di disputare ogni anno un campionato così prestigioso e così importante a livello nazionale con piazze così blasonate è veramente qualcosa di straordinario.